Ecco lo stile domani, ragazzi, rieccoci tutti quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buongiorno a tutti voi, un buon risveglio, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Siamo al 26 di agosto e prima di partire con le grandi notizie di oggi, perché ci sono tantissime novità, mi raccomando, bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni video. Come avete visto, Nila, ancora prima di essere inquadrata per il canonico battito di mani e il mantra, è scappata, si è messa qui di lato in fuga nel suo rifugio personale. Scherzi a parte, siamo pronti ovviamente ad accogliere ufficialmente anche Francisco Conceição, classe 2002 portoghese, figlio d'arte del grande Sergio Conceição, campione tra virgolette anche di Parma e Lazio, e ovviamente alle 8.45 di questa mattinata si è presentato al J-Medical, bello aitante e con tanti tifosi ad aspettarlo, già dalle 8 di mattina appunto in quel di Torino, quindi c'era tanta attesa. Anche, ci sono state anche delle richieste personalizzate da parte dei tifosi al talento portoghese, alcuni gli hanno chiesto di calcare le orme di Ronaldo, eccetera, eccetera. Quindi si è già creata empatia tra le parti, ovviamente senza che siano mancati autografi e anche fotografie di rito, e quindi, come ho detto, speriamo di abbracciarlo presto anche in campo, nel rettangolo verde, dove conteranno i tre punti. Per il momento dovremo ancora aspettare, vediamo se riusciremo a convocarlo già per la partita con la Roma, ovviamente contro il Verona invece Nico Gonzalez potrebbe già venire con noi e ovviamente vedremo poi se si riuscirà in qualche modo a metterlo in campo subito. E detto questo, passiamo invece all'argomento legato a Tom Cook Miners, finalmente la telenovela che ci portiamo dietro almeno da gennaio, ma che con insistenza ci ha tenuto veramente col fiato sospeso per 2 mesi almeno in questa sessione di mercato, è destinata a tramontare. Il sì dell'Atalanta è arrivato, l'apertura di Percassi pure, tant'è che diciamo che le frasi dette ieri ad Azzon da parte di Luca Percassi, patron dell'Atalanta, hanno proprio punto da disclusione totale verso la Juventus, anche se ovviamente c'erano delle ripicche e anche delle frecciatine abbastanza piccate nei confronti nostri. Quindi è chiaro che un leggero astio rimarrà ancora per un pochino, e intanto tra l'altro l'Atalanta tessererà anche Juan Cuadrado, che all'Inter non ha avuto fortuna, però andrà nel club bergamasco, anche lì vedremo cosa riuscirà a fare. Detto questo, c'è pronta una proposta definitiva di 55 milioni, quindi diciamo che l'affare si chiuderà sotto la soglia dei 60 milioni, finalmente è arrivato un minimo di aiuto da parte loro, visto che comunque devono incassare, lo sanno benissimo anche loro, per entrare nei paletti UEFA, perché è vero che vale solo per noi praticamente, mentre per tutte le altre società non vale, però ecco, insomma, era talmente palese che dovevano rientrare di quella cifra che non potevano temporeggiare più di tanto, anche perché il mercato chiude il 30 di agosto alle 23.59, non potevano prendersi questo rischio, dopo tanti acquisti fatti e dovevano fare cassa. Quindi, volente o nolente, Cook Miners ha fatto di tutto per fargli capire che non voleva andare all'estero. Il Liverpool ha storto il naso immediatamente all'idea di pagare a più di 50 milioni questo giocatore e dargli 6 milioni di ingaggio. Quindi anche l'ipotesi Reds era svanita molto tempo prima. E quindi l'unica vera società che gli ha spinto con fermezza per avere il giocatore è stata la Juventus. Proprio perché Thiago Motta lo ha sempre reputato un piano A assoluto per la tre quarti. Giocatore di spessore che può in qualche modo assolvere a vari ruoli, non solo la mezzala a centrocampo, nel centrocampo a 3, a 5, a 4 o a 2 addirittura davanti alla difesa, ma anche da trequartista sotto la punta e alle volte in qualche modo adattarsi in altri settori. Quindi diciamo che finalmente la fumata bianca è in arrivo, aspettiamo ovviamente le ufficialità prima di poter gridare al colpo. E però lo aspettiamo tutti a Torino per le visite mediche canoniche e poi la firma su questo contratto di 5 anni che lo legherà al club bianconero fino al compimento dei 31 anni e 4 milioni di ingaggio che erano già stati stipulati da tantissimo tempo, tant'è che l'entourage e lo stesso olandese classe 98 erano già a conoscenza di quanto avrebbero preso alla Juventus e non vedevano l'ora di venire da noi, anche raddoppiando diciamo lo stipendio che percepiva a Bergamo. E quindi, come ho detto, l'Atalanta è l'unica causa del proprio male che pianga se stesso. Letteralmente si sono dati la zappa sui piedi da soli, perché hanno complicato anche, diciamo, la situazione dello spogliatoio a ridosso di una partita fondamentale come quella con Real Madrid, che ovviamente non l'avrebbero comunque vinta, le chance erano minuscole,
intanto saresti arrivato là senza tutte queste grane da risolvere, come ha detto Percassi nell'intervista a DAZN ieri sera. Detto questo, passiamo invece al discorso legato a Federico Chiesa, perché insieme a Kostic potrebbe rappresentare l'uscita principale in questo mercato estivo. Quindi gli altri probabilmente, a parte De Sciglio, che ormai ha ridosso di andare all'Empoli, vedremo qualche dettaglio in queste ore, e Arthur difficilmente verrà piazzato a titolo definitivo. Se proprio Giuntoli riuscirà nel miracolo dell'ultimo momento, verrà fuori un prestito con diritto di riscatto, un prestito secco, magari la Juventus che paga una parte dell'ingaggio, insomma, vedremo cosa salterà fuori. Però Kostic e Chiesa sono ormai sicuri di essere in uscita. Chiesa per 10, massimo 12 milioni di cartellino, non si è riusciti a convincere il Barcellona ad arrivare ai 15, però come ho detto, tutti i portali spagnoli ormai ne sono convinti che Chiesa vuole andare al Barcellona e il Barcellona vuole Chiesa. C'è da risolvere il discorso legato ai tesseramenti per il club blaugrana, però diciamo che sono tutti i presupposti per mandarlo là. E come ho detto, forse era l'unico club che poteva convincere Chiesa a scegliere quella location e non l'Inter di Marotta, che continuava a stringere l'occhio, a strizzare l'occhiolino, proponendo un gaggio faraonico da 8 milioni e mezzo, con la differenza sostanziale che Chiesa avrebbe dovuto farsi tutta la stagione separata in casa dalla Juventus, farsi la tribuna e essere praticamente un fuori rosa. E questo avrebbe compromesso anche il suo passaggio all'Inter. Per me, il padre, l'agente Ramadani e tutto l'entourage ha consigliato stavolta molto bene Chiesa, dicendogli che se non avesse accettato questa, diciamo, location, questo piazzamento, avrebbe veramente rischiato anche a livello di carriera e anche a livello del treno della nazionale italiana, perché se non sei in forma e non rendi, no, non incidi, Spalletti non ti può convocare a prescindere di default solo perché ti chiami Federico Chiesa e sei stato un grandissimo europeo 2021 e hai fatto abbastanza bene in alcune stagioni con la Juventus. Non basta, ci vuole un po' più di costanza di rendimento. Tra l'altro, Chiesa viene anche dall'infortunio di 10 mesi, che in qualche modo ha compromesso molto le sue prestazioni, tant'è che poi l'ex guida tecnica aveva dovuto anche adattarlo a seconda punta pur di giustificare la sua permanenza. Ecco, detto questo, oltre a lui ovviamente c'è il discorso legato a Kostic. Si sta soltanto limando un dettaglio con la Fiorentina, visto che Palladino si è convinto ad apprendere un giocatore abbastanza vaccinato di età, perché 32 anni non sono pochi, e però insomma col prestito, con l'obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, diciamo che le due parti si sono messe d'accordo, anche perché l'ingaggio, come dicevo anche in questi giorni, non è proibitivo 2 milioni e mezzo, come lo poteva essere quello di McKennie, che però poi ha rifiutato la meta, la destinazione. Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per regalare un esterno sinistro a tutta fascia, mancino, a Raffaele Palladino, che comunque non ha cominciato malissimo la sua trafila in Serie A con la Fiorentina. Vedremo poi come si evolverà la situazione, se riuscirà a passare intanto il 29 agosto lo scaglione di questa squadra Puskás Academia e poi se riuscirà in qualche modo a rimanere agganciato a quel treno della Conference League, che secondo me, al netto anche degli acquisti che ha fatto, è comunque un obiettivo massimo, mi sento di dire. E quindi ecco, anche qui vedremo cosa succederà. Ovviamente con queste uscite ci sarà l'ipotesi del sogno da cullare, quella di Jadon Sancho, perché gli arrivano delle smentite fortissime sulla sua possibilità di andare al Chelsea. C'è ancora un piccolo spiraglio, no, di poterlo vedere eventualmente con la casacca bianconera, e intanto si sta pensando a come fare per l'ingaggio: o se lo decurta lui per venire da noi, oppure lo United accetta di darcelo in prestito con obbligo di riscatto, per esempio, compartecipando al pagamento dell'ingaggio, no? 10 milioni sono tanti, anche il Dortmund ottenne l'aiuto da parte dei Red Devils. E ovviamente, come ho detto, visto che riusciamo a racimolare soldi da Kostic, da De Sciglio che esce, probabilmente andrà all'Empoli a titolo definitivo, finalmente riusciremo a darlo via e non in prestito, ed è comunque un potenziale buon acquisto per l'Empoli, che tra l'altro, ricordiamo, è partito con 4 punti su 6 disponibili. E ovviamente anche Chiesa, che libera uno spazio importante e ci consente di andare a pagare l'indennizzo allo United eventualmente, e poi a pagare una parte, no, del riscatto eventuale al 30 giugno 2025 o 1 luglio 2025, che dir si voglia, che è lo scatto del nuovo, diciamo, della nuova sessione estiva di mercato. Ecco, diciamo che abbiamo fatto un panorama di tutto quello che potrebbe accadere, quindi diciamo che possiamo aspettarci entro il 30 agosto queste tre uscite che abbiamo detto: Kostic, Chiesa e De Sciglio, e gli arrivi di Koop Meiners, abbiamo fatto 99,9%, e Sancho mettiamoci un 75%, perché come ho detto potrebbe anche essere che in qualche modo non si trovi, diciamo, la limatura del dettaglio
nell'accordo tra le parti e magari Jadon Sancho rimanga proprio allo United, visto che Ten Hag l'ha reintegrato in rosa, si sta allenando bene con la squadra, non è stato convocato col Brighton, ma potrebbe magari essere convocato successivamente. In ogni caso, la Juve farà forcing finale, quindi se l'unico dettaglio da limare è eventualmente soltanto il discorso legato all'ingaggio, proviamo a, diciamo, mettere un briciolo di positività, che comunque mi contraddistingue, l'ottimismo è comunque una mia caratteristica, e dire che, come ho detto, c'è questo 75% di possibilità di vedere Jadon Sancho alla Juventus. Diciamo che non è un modo per dire è fatta, assolutamente, non si parla di ufficialità, non si dà il benvenuto a nessuno, però diciamo che in questo momento Sancho è più vicino alla Juventus rispetto a quando non lo era, quando se ne parlava a inizio di mercato, no? Quando addirittura lo United voleva cederlo a titolo definitivo per 47 milioni, oppure mettere un obbligo di riscatto altissimo, senza però compartecipare a livello di ingaggio. Quindi diciamo che le cose sono cambiate. Ecco, stasera sarà fondamentale, come ho detto, tirare via i 3 punti dal Bentegodi. Potremmo essere soli in vetta alla classifica, indisturbati, no? Con 6 punti. E, come ho detto, Thiago Motta per me ci riserverà qualche sorpresuccia nella formazione. Infatti alcuni di voi mi hanno mandato, no, dei testi, no, con delle probabili formazioni. Alcuni di voi hanno provato a inserire anche Mangula. Quindi hanno questa sensazione che Thiago Motta potrebbe mettere anche di nuovo il ragazzo di buone speranze belga, che ha fatto benissimo contro il Como. Vediamo se ci sarà spazio per Anghelè, visto che è stato comunque convocato, potrebbe esserci l'esordio. Vediamo se Savona partirà dall'inizio o subentrante. Vediamo se Rui avrà un altro spazio importante in questa partita. E direi che per gli altri non dovrebbero esserci dubbi, abbiamo parlato mai di tutto. Chiaramente Thiago Motta prediligerà un 4-1-4-1 per essere un po' più compatto difensivamente, ma in zona offensiva vedrete che metterà il 4-2-3-1 per avere più uomini davanti all'arco dell'area offensiva della Juventus e soprattutto avere più uomini che possano inserirsi. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.